Bentornati amici e bentrovati di nuovo sul canale del Predone e bentrovati come vedete con un nuovo episodio su Assassin's Creed Mirage. Riprendiamo dalle rovine che avevamo lasciato perché cercavamo il modo di entrare qua sotto da qualche parte, perché se richiamiamo, no scusate, ci dà la posizione di alcuni oggetti. Questo intanto andiamo qua, che sembrerebbero per l'appunto, sa quanto ci metti. Per l'appunto questi frammenti sembrerebbero stare qui sotto, quindi dobbiamo trovare il modo per entrare. Quanti bei bagarozzetti e frappè attaccati. Vediamo se c'è una porta da buttare giù. Stavo cercando di capire per appunto come si marcassero i nemici. Niente ragazzi, io a questo punto mi rituffo. Torniamo sotto. Torniamo di qua, per l'appunto lui mi dice però secondo me i tre scrigni ragazzi fa riferimento ragazzi ai tre oggetti che si trovano secondo me all'interno di quella cripta, chiamiamola così. Infatti mi sono sbagliato. Ah no, era da qua, giusto. Non bisogna saltare, ma passare da qua. Saltare qua. Oppla. Passare in mezzo a queste ragnatellozze. Che non prendono fuoco con la mia clessidra di fuoco, stranamente. Di 6 metri infatti sono queste ragazzi, queste qua davanti a noi per l'appunto. Per l'appunto è per farci prendere questi tre oggetti. Uno è questo. I frammenti non bastano, me ne servono altri. I frammenti non bastano. Dove possiamo trovare questi frammenti?
Mi dà per piacere del tramite della baga, ma sta pensando tantissimo. Usa l'occhio labbro per trovare gli altri frammenti e svela i loro segreti. Quindi dobbiamo trovare a botta di culo, ragazzi, Servono durante le altri. missioni. Va bene, allora possiamo anche abbandonarla questa e per l'appunto andarci a prendere, andare a seguire una delle missioni principali in questo caso. Seguiamola. Usciamo tranquillo, mi metto dall'osi e tutto sto coso per attraversare. Abbiamo evitato di bagnarci, anche se mi sa che è uscito, dobbiamo veramente fradicarci. Scusa. Ehi, qua? Qua? Ma c'era, cioè, stato prima. Quindi niente, ragazzi, andiamo a riprendere il nostro cammello. Credo che vengano fino a qua. Non grido. Vengono, sono fatti. No, infatti, ho detto. Non era per me, anche se ci muoviamo manco ci vedono. Che v'ho detto? Via! Andiamo a prendere il cammellone, se lo troviamo ancora, non so se c'era. Bisogna anche dire la verità. Muhawal, adoro sorvegliare quella porta. Tutti quei comandi. Rappapparappappam. Intanto mi parte la mano, regà. Questa è difficile, ragazzi, che c'è troppa gente intorno. Oh, raga, un pezzetto, un coscetto, ma lo prenderei volentieri, eh. Posso approfittare? Salve, salve. Ehi, adesso. Ah, Salve! Io mi intrufolo nelle case. Prendiamoci. Che abbiamo trovato di buono. Roshan. Che vestitino, Sia lode ragazzi. ad Allah. Sia lode ad Assalamu Allah. alaikum. Sono lieto che tu stia bene. Sia lode ad Allah. La prima di molte Assalamu alaikum. imprese a venire, Basim. È ciò che speriamo, ma c'è ancora molto da fare. Mentre noi pensavamo ad Al-Hul, fu
Fulad ha esplorato la città in cerca di nuove sedi per i nostri studi. Ho trovato abitazioni piuttosto anonime in 3 distretti. Tabid e Rebecca sono giunti da Alamut e si sono diretti ad Abbasia e Karh. Io invece raggiungerò presto Sharkia. E io mi unirò a Rebecca a Karh, dove si respira corruzione come se fosse aria. Parla con Abu Jafar dei progetti a cui sta lavorando. Poi l'area di lavoro, allora. La nostra lama avrà molto da di cui sfamarsi. Da un'occhiata, Basim. Potrei avere qualcosa di interessante. Ce l'hai una pistola? Una Glock? Allora, questo ecco il dallo soporifero. Puff. Dobbiamo provocare accessi di ira. Fumogeno. Trappola. Bimborelli. Petardo. Questo è attento a diventare una base. Può essere reso un'arma. No, io darei il dardo soporifero. Credo che mi sarà utile. Ti ringrazio, Ahmad. Sono Abu Jaf... Ah, mi prendi in giro. No, no, non ti riconosco proprio, fidati. A presto, Abu Jafar. Ah, lui ti prende in giro, no, perché mi riconoscerei. Anche tu, Basim. Assalamu alaikum anche a te. Raza Kaffa, guida dell'ordine. Apri il menu d'agili, fatto. Ah, questo dovrebbe essere un nuovo membro dell'ordine a cui dare la caccia, allora. Bene. Bene, 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 bene. Siamo sbloccati un sacco di guide. Raza Kaffa. No, dovrebbe essere Raz al Hafa. Raza Kaffa. Raza Kaffa. Raza Kaffa. Vabbè, qualcosa del genere, scusate se non lo dico bene, ma capite che i nomi arabi sono abbastanza difficili. Studio di Sharkhi K. Una danza con i ladroni, prendi lettera. Una danza con i ladroni, perfetto, distanza 23 metri. Posso... Beh, ah, ma è sempre qua dai nostri. No. Excuse me, dove sta l'entrata? Diram, diram, è come sempre comodo. Ah, da qua. La porta si blocca dall'altro lato. La porta si sblocca dall'altro lato. Ah, ma è qualcosa dentro proprio lo studio. Scusate, adesso sto flashato allora. Eh sì. Una richiesta di aiuto da Murjana, la figlia di Ali Baba, un commerciante ricchissimo. Che cosa vorrà mai la figlia di un famoso mercante? Chiede di incontrarla appena fuori Baghdad. Andiamo, ragazzi, questa è la famosa... Questa mi sa che dovrebbe essere... Penso, amici, abbiamo involontariamente appena attivato... Aspetta... 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 E accettiamo così, tanto ci abbiamo preso pure un po' di missioni. Tanto poi ci andiamo a fare la storia di Ali Baba. Questa dovrebbe essere proprio, vi stavo dicendo, ragazzi, scusate, la missione aggiuntiva del pacchetto deluxe, che era la missione Ali Baba i 40 ladroni. Dovrebbe riportare a quella. Momenti, mi cado. Ok. Se non ricordo male dovrebbe riportare a quella, ma non ne sono sicurissimo. So di averlo, avendo acquistato la Deluxe tempo fu, anzi scusate, io la Deluxe l'ho presa attraverso l'abbonamento a Ubi Plus. Sinceramente, ragazzi, se non l'avete vi consiglio di farlo. Perché è molto comodo. E
perché è molto 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 comodo, ragazzi. A parte che per l'appunto ci, vi permette di poter giocare a determinati titoli prima del tempo, prima degli altri, e senza doverli comprare. Il che penso che per gente come noi, come creatori di contenuti, streamer o che altro, gli abbonamenti siano fenomenali. Penso... Uy, che c'è? Ma niente di notevole, scusa. Andiamo ad andare di qua. Cittadini, l'ufficiale del mercato desidera rammentare ai visitatori del bazar. Io non so fare i peggio giri, raga. Sia di qua obbligatoriamente, eh? Qui non succede mai niente. Il posto è questo. Ok. Ma che il posto è questo, scusa. Penso che ha un sacco di soldi questo. No, non c'è una lira. Niente, sono tutti poveri, io. Non mi devo andare, veramente, sto perdendo. Serve una visione più ampia. Perdonami, Enkidu, ti ho messo in pericolo. Voi siete il poeta dalla lingua audace? Mi sono fatto prendere dall'indignazione. Da quando le parole fanno rischiare la vita? L'orgoglio ferito di un uomo potente può rivelarsi molto pericoloso. Fatemi strada e vi proteggerò dalla sua ira. Un ostacolo ci si para davanti. E il pericolo non ci dà tregua. Con un po' di fortuna proseguiremo. La via è libera. Dove corri? Cittadini, per quanto ogni tipo di furto sia severamente proibito a Baghdad, il califfo desidera ricordarvi... Quello laggiù è mio nipote. Confido che non rivelerà la mia presenza, ma il silenzio potrebbe costargli caro. Gli risparmierò un tale dilemma. Libera l'aria, ecco. Minchia, quanti ne devo killà. Vabbè, non è un problema. Ma è un problema da lavoro grosso. Ti scongiuro! Io facciamo bene, sto facendo il vago. Questi vengono qua, però non vengono fino a qua in fondo, quindi... girano qua. Spirito. Sta buono qua dentro e non fare casino.
Il problema è quello, mo. Il problema è quello, amici. Questo come lo uccido? Spostato lui! Fuggite! Aiuto! Prendetelo! Chiamate le guardie! Niente, se so stupati di cercare. Il problema è che Pei dove forza accoppa. Allah ci protegga! Un omicidio! Qui! Dove posso nascondermi? Questa ragazzina che mi passa accanto, ne andiamo a parlare. Cielo, la città della pace non ha più pace. No, ci sono io in giro per la città della pace. Diventata Baghdad. Buon posto. Vi ringrazio. Da solo non sarei mai scampato a quei mercenari. Ehi, ma ti smembrerò lentamente. No! Aiuto! Il pericolo è passato. Maledizione, devo fuggire. Cittadini di Baghdad, i nostri studiosi avvertono che le probabilità di... Non lasciate che le guardie vi criminale senza paura? È un uco senza fegato, direi. Tu sei un uco. Ti spediremo all'inferno! E in fretta! Muori, bastardo. La parola seguire vi è sconosciuta? No, non è mai sconosciuta, se mi dà il tempo di ucciderli. Se sapevo che dovevamo andare in giro per Baghdad e li fare vedete quei mercenari turchi? Credo che siano stati inviati a uccidermi. Di certo. Quindi... non hanno l'aspetto di aspiranti poeti. Me ne occuperò io.
الطرق وقطع رؤوس المتمردين. أعني هل هم مؤذون أم مزعجون فحسب؟ Lo devo tirare. Ma c'è, no, vabbè, dai. Ma cosa? Ehi, ma che? Ma che cosa ho fatto? Aiuto, aiuto! Speravo di non farmi notare. Vecchio, che t'ha visto? Tempismo. Faccia questa cosa, la li kill al loop. Non sei più. Ma di un omicidio. È stato quell'uomo. Fermatelo. L'area è sicura. Ehi, ferma. Alcuni amici mi raggiungeranno qui. Che Allah vi benedica. Scriverò un poema in vostro onore. Grazie. La poesia è musica per me. Strada, però. Soprattutto se sono io a ispirarla. Allora avrete la vostra musica. E il vostro valore sarà ricordato. Guarda, a lungo la musica, anche dopo il nostro passaggio a un'altra vita. Tutte le nostre pubblicità negative. Riconosci le nostre pubblicità negative? Dove sono i soldati quando servono? Non siamo. Allora, devo togliere qualche manifesto, ragazzi. Che sfida, eh? Per completare 25 di RAM. Scattiamola, prendiamo, eccola. Spera, 25 di RAM, sei sprecato. Veramente io sto cercando i manifesti col mio viso. Perché sto semplicemente facendo giustizia. Attenzione, viandanti! Il capo delle guardie avverte che le strade oltre Baghdad sono battute da orde di banditi. Osate farvi vedere qui! Chiamate le guardie! Voi del sapere abbiamo trovato, ragazzi, ottimo. Non mi sbaglio! Cittadini! Alla luce delle recenti accuse di corruzione rivolte ad alcuni giudici, il califfo desidera rammentarvi che ogni reclamo relativo all'applicazione della legge nel califfato va inoltrato alla corte di appello, che valuterà ogni caso. Lasciatelo andare! Sarà la legge a occuparsi di lui! Ecco nella 1. Mi stanno dando la caccia. Uno abbiamo tolto, ragazzi, dobbiamo toglierne altri due. Uno eccolo laggiù. Non devo farmi riconoscere. Devi farti riconoscere. Eccolo laggiù l'ultimo. Sì. Dove stai? Guardie! Devo rimanere nascosto. Quel dannato criminale di strada!
Kaiser. Finalmente hanno preso il falsario di Tabitha. Quello che si aggirava lassù, vicino al monastero delle Vergini. Non credo che mi stia ancora seguendo, no? Al Cadì non ci vorrà molto per emettere una sentenza. L'ho fatto. Ah, visto? Bello, ragazzi, siamo usciti anche a trovare un. Oh. Oh, 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 guardate un po' che abbiamo trovato un frammento in giro per Baghdad. In giro per Baghdad. È la persona all'aria sospetta. Che ci fai qui? Dovrei indagare. Sì. Sta andando verso l'alto, quindi la seguiamo, ragazzi, eh? Bello sto tappeto, signore. Ah, ma sta con tutte quelle guardie. No, non sta con le guardie. Ah, sta con una guardia però, sì. Sei caduto, oh. Ma che te sei impazzita? No, pensavo che venissero da questa parte. Vediamo come reagiscono. Continuano a... L'idiota di Hamza è incorreggibile. Ha di nuovo rubato il rancio alla nuova re. È pazzo! Presto! Chiamate le guardie! Così non va. Ehi tu, Ali! Porca pupazza, mi sono sbagliato, raga. E che devo fa? Mica fatta apposta ad aver ucciso quello e che uno che me ne guardava per forza. Animale! Vediamo, sbaglio sempre che le mosse, raga. Fermatelo! Fermate quel folle! È piccolo, ma lo sento pesante.
Che cosa sarà mai? Allora, un frammento, ragazzi, l'abbiamo trovato, eh? Ottimo, direi. Andiamo a vedere le nostre indagini, amici, vediamo i nostri... Allora, abbiamo un indizio. Trova la figlia di Alibaba. Ok, questa era quella di prima. Andiamo a vedere. Ah, quello là l'abbiamo fatto, quello del... Scusate, quello là del poeta l'abbiamo finito. Qua un frammento. Ho trovato un frammento addosso a un membro dell'ordine, quindi teoricamente parlando stiamo procedendo anche in quella storia. Come ho detto, si trovano in giro per Baghdad, amici. Ma muriamo, andiamo a fare la storia di Alibaba che avevamo temporaneamente abbandonato proprio per questa storia del di questo frammento. Mi tocca vedere un attimino dove stanno i poster, ragazzi, li devo togliere. Vai qua. Riposa ora. Perché scatti in pace, amico mio. No, scusa, volevo vedere. E c'erano qua intorno. Ecco nella 1, vai. A lavorare, barbuto. Al giusto prezzo potrei. Abbiamo già trovato i due. Uno sta qua sotto. Ok. Eh sì, ma sono impazzito. Mi dispiace. Ehi, cosa? Aiuto! Un altro! Mannaggia la pupazza. L'altro dovrebbe stare qua. Ok, almeno non mi vedono. Sto cercando l'altro l'altro poster, mi sembrava di averlo visto qua in zona, ma ho dovuto ricredermi. Minchia, sai quello là il poster. Ecco, non mi fa bastare. Dai, bravissimo, Basil. Allora. Allora, andiamo adesso dalla nostra amica. Vi andrete se suonassi? Mucicica.
Corrompi il musicista per distrarre le guardie. Ciao. Scusate. È un mercante. Andiamo a vendere qualcosa, va. Porgo i miei saluti. La pa... Voglio fare come Venom. E lui è diventato Venom. Pace sia con voi. Vorrei controllare l'assortimento. Ecco la mia merce. Facci vedere, facci vedere. È sempre bene farne scorta. Volete migliorare l'attrezzatura? Allora, giungo l'altro mampino, l'altro affronto di una verità animale. Scusate. Andiamo. Andiamo. Ma c'è un modo per vendere tutte? Se no affittiamo... Vediamoci tutto. Molto utile. Che ce faccio? Non trascurate la vostra attrezzatura. Materiale, materiale, ma di questo non mi serve. Ecco. Sempre affidabili. Basta così? Eh sì, non mi serve nient'altro, amica, grazie. Si è fatto tardi. Buon viaggio. Ecco, un membro dei Tabin. Meglio indagare. Un altro. لا يريد أحد تعريض نفسه للموت بسقوط بناء عليه. لم نتمكن من إعادة أبطالي إني أسوأ مساور في المدينة. أعدكم أنني كذلك. ربما من الأفضل أن أذهب. تماما. على أي حال. لا أطلب منكم كثيرا في الواقع. طوال الليل. يخلطه ببعض دقيق الأرز. فاجأه الأمر حتى أنه خرج من الباب. فرمتي دوبي سايد. ستاي فر موريري. لي. Una sottica di dietro. 200.000. Lo fai da Baghdad praticamente, a forza di notare. Bisogna stare attenti con questi ragazzi perché sono molto scaltri. Yeah.
tutto. La già Italia ha frangito la decisione, non è per cantare, la prende un cane, non c'è. Va bene. Andando. Nel frattempo dovrei anche riuscire ad andare da Alibaba ai 40 ladroni. Come siamo già due o tre volte che lo diciamo, ma non riusciamo mai a farlo. Tenta, scusa. Innanzitutto passa attenti alle guardie, ai simpatici che te vedono e te segnalano, quindi dovremmo effettivamente cercare anche questi maledetti poster nel frattempo. Questa? Mi hai presa per un idiota. Il prezzo di queste mele è raddoppiato da ieri. Ieri era ieri, no? Credete forse che le mele piovano dal cielo? Io ho una famiglia da mantenere. Ci deve essere equilibrio nel mercato. È noto a ogni mercante rispettabile. Se mio padre lo sapesse. Murjana? Figlia di Alibaba? Chi lo chiede? Mi chiamo Basim. C'è giunta la vostra lettera allo studio. Noto che, come dire, tra ladroni ci si intende. Sì. Se avessi aspettato oltre, i dromedari sarebbero spuntate le ali sulle gobbe. Bando ai convenevoli. Vieni, il tempo fugge e noi lo inseguiremo. Un momento. Dove andiamo? A cercare mio padre. Ti seguo. Ho preparato i cavalli. Andiamo. Come hai fatto a trovarci? A Baghdad si sentono molte cose, specialmente se tuo padre conosce tutti i mercanti della città. Alibaba, nella lettera dicevi che si trova in pericolo. Non ho dubbi. Hai sentito parlare dei 40 ladroni? I famigerati banditi, guidati dal re dei ladroni. Secondo la leggenda, brandisce una spada di fuoco. I ragazzi con cui sono cresciuto non facevano che parlarne. Pensavo fosse solo una storia per bambini. Mio padre ha avuto a che fare con loro. Sebbene siano ladri, sono anche degli abili mercanti. Tuo padre li ha incontrati sul loro territorio? Un'idea terribile. Gli ho detto mille volte di non trattare con i ladri. Ma le mie parole si perdono nel vento. E questo è il risultato. Io che lavoro con gli occulti per sapere come sta. Devi amare molto tuo padre se hai assoldato un occulto come guardia. Noi viaggiamo insieme. E io sono a guardia delle sue carovane. Assicurarmi che stia bene è compito mio. E sono anche sua figlia. Questi ladroni non sono da prendere alla leggera. Tu mi assisterai in caso di bisogno. Il piano è semplice. Osserveremo da lontano e quando succederà qualcosa, tu mi seguirai. Murjana. Sì, sono qui. Sì, sono qui, sembra tipo come nei film di serie B, no? Sì, sono qui. Un metro e mezzo per cadavere non lo vedeva. Che spettacolo. Era proprio tipo i filmetti di serie B. Dove? Sei qui. Ok. Grazie. Che succede?
Non credo che i ladroni fossero tutti qui. Ce ne saranno altri. Dobbiamo andare. Sì. Apriamo sto portone, no? Mio padre sarà sepolto e celebrato, come giusto che sia. Raggiungimi a casa mia, vicino al bazar. Là ti ricompenserò per i tuoi servizi. A volte va così, Basim, ma che dobbiamo fare? Volevo vedere l'indagine innanzitutto per capire se è finita la missione, la quest. No, perché penso che per finita dobbiamo tornare da lei a Baghdad, giustamente. Indizio della genere, dove brandisce una spada di fuoco, un conto di Comoriana, sì. Cosa ci fa una porta in un luogo come questo? Non si apre. Sistema della tenuta inizio scoperto. Apri il menu indagini. Ah, bello, anche qui c'è un punto di osservazione. Andiamo io, ragazzi, perché sono importantissime, come tutti gli come tutti i Resident Evil. Io vi ripeto sempre la bellezza del paesaggio, ragazzi. Vediamo cosa abbiamo scoperto. Ah, beh ragazzi, una beata minchia, sai, non esserne contenti. Il mondo dei lanci. Non te lanci, eh. Lo sapevo. Ho scoperto come si rompono le porte rosse. Lo abbiamo scoperto. Comunque posso dire che a volte sei veramente un simpaticone con questi saltini. Prendiamo il cavallo. Torniamo dalla nostra amica Muriana per chiudere la quest, il caso, l'indagini su Ali Baba e The Forty Ladron. Preso di corsa, ecco, incontro davanti, te pareva. Bello il cammello, buggatissimo. Vogliamo parlare? Senti che versacci strani. Allora, andiamo da Muriana per l'appunto, ragazzi, e dopodiché chiudiamo come al solito il nostro episodio. Il passo al trotto. Scusa, ma muschila tu. Stiamo andando al trotto.
لطفاً این کار را نکنی. No, perché avevo visto già l'acqua e ho detto che mo me lo del culo se non c'è un ponte, però ci doveva essere per forza perché c'era troppo, c'era un flusso di persone troppo elevato per non esserci nulla. Siamo arrivati. Questa tenuta potrebbe accogliere 100 cannelli. Non credevo che trattare con dei ladri potesse fruttare tanto. Oh Allah, assolvilo dai suoi peccati e concedigli il perdono. Sei una brava figlia. Lui sperava in una figlia diversa. Io volevo vedere il mondo, seguire il richiamo dell'avventura, lo stridore dell'acciaio, il mio cuore in battaglia. Lui avrebbe preferito una figlia desiderosa di una vita pacifica, diplomatica. Eppure, non ha mai smesso di volermi bene. Abbiamo discusso solo a proposito dei suoi affari con i 40 ladroni. È difficile resistere alle tentazioni di ricchezza, soprattutto quando si è avvezzi a una certa vita. È ciò che ho pensato io stessa, ma c'è dell'altro. Guarda, ho trovato disegni e note tra i suoi averi. Parlano di una caverna delle meraviglie piena di tesori. Voleva che realizzasse il mio desiderio di vedere il mondo. E sembra che i ladroni fossero la chiave della caverna. C'erano molte cose che ancora non sapevo di mio padre. Avrei potuto aiutarlo o pensare a un piano. A volte non riveliamo i nostri segreti, soprattutto alle persone più care. Il marchio dei ladroni. Sono ancora vivi. Significa che sei un bersaglio. Ora sanno dove ti trovi e ne arriveranno altri finché non giacerai morta. Non gli è bastato uccidere mio padre. Sono confusi. Se marchiamo le altre case, potrò fermare i ladroni prima che si prendano altre vite. Non lascerò che tocchino mio padre. Andrò io. Quindi non credo, dobbiamo trovare le case marchiate. Non voglio coinvolgere degli innocenti. Marchierò delle case vuote per disorientarli. Uno qui. Se la giro qui se mi piace la luce accesa. Due. Mi sono di più che vota.
Sparem. Ancora un marchio. E in fretta. I ladroni potrebbero farsi vivi presto. Che qua ha fatto? L'ultimo. Questo dovrebbe confonderli. Li attenderò in un punto elevato. Dai. Vai, Basi. I ladroni saranno qui a momenti. Come se nessuno ci vedesse, no? Questi possiamo killarli tranquillamente e secondo me senza nemmeno faticare. Vediamo che giro fa, eh. E via qua sotto è fatto. Questo ce lo siamo fatto. Che Allah li maledica. Andrea ci farà uccidere tutti se non finiamo il lavoro. Un trucco! Vogliono prendersi gioco di noi. Questo gioco vogliono giocare. Allora entreremo in tutte le case e uccideremo chiunque ci si pari davanti. Qua. Possiamo assassinarlo e poi un fuoco là per nasconderlo, non abbiamo grandi spazi. Angelo, se ti su sta corda, guarda se riesco a saltare su sta corda. Secondo ed è questo è fatto. Questo lo togliamo. Chi è?
Sì. Oh. Eh? Ma no, ma te stava a pià per culo, fra. Che sarà fa? Niente. Lui sta dell'ancamera e io sto qua a fare una registrazione. La fa fa? Se serve la registrazione, non ti inizio il bambone. Ciao, patato. Ciao, Vina. Guarda che qua mi ha visto quello più lontano, manca lui, capito? Spero che Murjana stia bene. Arrivo. Rendi questo! Tutto più difficile! Difficile per chi? Getto la spada! Vedetti bastardi. Mettete su un attimo, va. Grazie. Danzavano bene e mi hanno messa in difficoltà. Sei ferita gravemente? Abbiamo altre preoccupazioni. Li ho ascoltati prima che mi trovassero. È stato il re dei ladroni a ordinare l'esecuzione di mio padre. E anche la mia. Che cosa può volere da te? Sa che io sono a conoscenza di quella loro caverna. Ha fatto uccidere mio padre e ora tocca a me. Sa anche che se sopravvivo non avrà più un momento di pace. Ne l'avrò io finché lui vivrà. Ha un debito di sangue con me. Allora gli daremo la caccia. Una roba. No, non voglio che tu faccia altro. Devo ancora pagarti per i tuoi servizi. Non mi piace lasciare un incarico in sospeso. Parleremo di compensi quando sarà finita. Io verrò con te. No, lascia che ti preceda. Seppellisci tuo padre, poi raggiungimi. Aspetta. C'era questa tra le note di mio padre. Apriti, sesamo. Una parola d'accesso. Forse conduce a ciò che mio padre cercava. Il loro vero covo, la caverna. Grazie, occulto. Ci vedremo là. Quindi bisogna andare alla caverna, quella che avevamo visto in precedenza. Il tuo regno finirà presto, re dei ladroni. Ti troverò. Va, occulto. Ti raggiungerò quando mi sarò ripresa. Mettiamo qua per... adesso da. Perché un altro eliminato.
No, non c'ho i pugnali. Porco Giuda. Quello lo devo killare come l'ho killato al, la, diciamo, al punto precedente. Insieme a questa buona anima qua sotto. Il tuo fato era scritto. Dai che secchiamo pure questo. Vieni, 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 vieni. Vieni. C'è un limite a quanto le mie orecchie possano sopportare. Tutto a posto. Bene. Sarebbe meglio dare un'occhiata. Ehi, ma devi sta zitto, amico mio. Lo so, ma è un casino per questo proprio. Non è più vicino questo. Cosa c'è adesso? Ehi, ma devi sempre rimanere in silenzio perché ce ne stanno due, vero? Tanto va a far compagnia all'altro, all'altri ladroni. Poi apriti sesamo. Apriti sesamo. come una fiaba, ragazzi. Che spettacolo. Ecco, forse perché più l'avessero ucciso, perché aveva scoperto sino i Banu Musa sarebbero colpiti. La parola per entrare. Devo trovare il re dei ladroni. Questa me l'ha fatta Talal per sbaglio. Eravamo nel bel mezzo di un'imboscata dei greci sulle colline di Kinasrin. Ladroni non c'ho la minima pietà, ragazzi, vi dico la verità, non ci penso due volte. La morte di un uomo ha delle conseguenze. Il re dei ladroni la pagherà. Continuiamo, avanziamo all'interno della del covo. Piacerebbe, e non gli è costata nulla. Per quelli come noi, molte cose non costano nulla.
Avete risparmiato la ragazza! Sono molto deluso da tutti voi! Allora, mi sa che purtroppo i pugnali non li... Ah, sì. Non so se ci arriviamo con i pugnali. Questo non riuscirai a sfuggirmi. Momenti mi sgama. Lasciami andare. Ma è proprio lui che mi vede. Ti prego, ti scongiuro, non farlo. Ehi, è la tua fine. Una che non ha messo in allarme nessuno, ragazzi, perché non è riuscita a scattare un allarme, a far scattare l'allarme, scusate. Ti supplico, lasciami andare. Io sono uscito da qua. Ti prego, ti scongiuro, non farlo. E c'è un po' di bombetta da prendere. Cosa è? Non me lo dice che ho preso, però immagino i money. Infatti mi ricordavo che ce n'era un altro, ma non capivo che girava. Ti supplico, lasciami andare. Salgo su perché voglio provare a vedere se riesco a killarlo da qua sopra a questo punto.
Dove stai tu? Ti scongiuro, non farlo. Tu chi saresti? Yai Baba ha mandato un cagnolino da guardia. Esatto, ecco. Però tanto tu muori. Vedo che non sei una leggenda. Sei solo un uomo. Hai mai visto la pelle umana consumata dal fuoco? Tu parli troppo. Danza, danza! Puoi fare molto meglio di tu. Infanghi il nome dei re e dei ladri. Esatto, bravo, lo vuoi di forte, soprattutto quando stai a parlare con noi, che siamo la confraternita dei zozzoni e dei ladroni per eccellenza. Mi dispiace, ho perso tempo. Lui è... morto. Così sembra. Era solamente un grande inganno, fatto di trucchi e illusioni. Ci ha presi in giro. È servito a poco. Il debito è stato pagato. Ma non mi sento sollevata. Ecco. Il compenso per i tuoi servizi. Che cosa farai ora? Mi unirò a una carovana per Samarcanda. Insieme a mio padre. Ho visto molte città e con lui ho condiviso le gioie della vita. Ma ora è morto. E non ho motivo di rimanere. Ciò che tuo padre si augurava per te si è avverato. È così. Ma a un prezzo troppo alto. Il mio viaggio prosegue senza di lui, ma un giorno ci rivedremo. Ti auguro ogni bene, Murjana. No, è Murjana, ragazzi, ha detto bene la prima volta. Tu mi troverai, ma io dubito che saprò trovarti, uomo delle ombre. Addio, occulto. Ma finimo siete svaligia tutta quanta. Addio, Murjana. Che la luce di Allah ti guidi. Niente, ragazzi, andiamo a... No, no, si può uscire questa parte, sì. Qua dietro. Andiamo al nostro cavallo. E per questo episodio, amici, ci fermiamo qui. Io come al solito vi ringrazio per il supporto che mi date e vi invito a seguirmi su tutti i social per essere sempre aggiornati sui contenuti che porto sul canale e sui vari episodi che escono. Vi invito nuovamente a condividere con i vostri amici perché è importantissimo per aiutarmi a crescere. Questo lo sapete visto che ultimamente sembrerebbe che le iscrizioni siano in aumento sul canale. Io per questo vi ringrazio. Amici, che dire? Grazie e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, predoni. Thank you.